Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Pokémon Spinel. Ragazzi, nello scorso episodio siamo giunti in questa nuova città dove una pupa è stata derubata da un uomo con una divisa nera che le ha rubato per l'appunto Scraggy. In questo episodio dovremo andare a recuperare questo Pokémon giù per questo sentiero che, come potete vedere, è a nord della città, è a sud, scusatemi, madonna, i punti cardinali, raga, sempre una mia forza a scuola. È per l'appunto a sud della città che abbiamo visto nello scorso episodio. Mentre andiamo vi ricordo ragazzi che dobbiamo mettere davanti Sincro, ma soprattutto di lasciare un bel mi piace se la serie vi piace. Ah, Sincro è davanti, solo Cotylo fuori. Dicevo, se la serie vi piace lasciate un bel mi piace. Paradosso, però va bene lo stesso. E nulla, direi di proseguire. Ok, questi qua sono binari, evidentemente. Forse Ledge non era saltello ma era binario effettivamente. Ho imparato tutto quello che dovevo imparare dalla scuola per allenatori. Attenzione, è arrivato lo scolastico per eccellenza, 1400 confirmed. Eccolo qua il nostro scolaretto, Oscar, perfetto. Cioè, nel senso, un Oscar alla carriera comunque. Vai Sincro per piacere e cerca di distogliere l'attenzione dalla mia battuta di merda. Quick Attack, tra l'altro Buizel a livello 14, raga, gli allenatori sono di livello altissimo, veramente. Cioè molto più alto di quello dei miei Pokémon. Cioè a parte Tylof che è un'eccezione perché lui è drogato nel cervello, però porca troia. Oh, speriamo anche di evolvere Sincro, ragazzi. Non in questo episodio magari, ma se ci sarà un prossimo episodio, nel prossimo, perché altrimenti qua non si evolve più quest'uomo. Growl, abbiamo comunque le pozioni, quindi non mi preoccupo. Vai giù, ti prego, Quick Attack. Però in teoria non dovrebbe andare giù, a meno che io non critti. Grazie Sincro per aver perso la tua stupenda abilità di crittare. Vediamo di mandare giù questo Buizel adesso con attacco rapido. Tra l'altro non ho visto se ha un altro Pokémon oppure no. Non penso, perché a livello 14 mi sembra già altissimo, sinceramente. Vediamo se saliamo. E sì, livello 14 Sincro. Vi ricordo ragazzi che questo è pesante, Water Pulse. No, vi ricordo che Sincro si evolve a livello bellissimo. Si evolve, finalmente ce la facciamo, a livello 17. Quindi ragazzi abbiamo ancora un po' di tempo. Creepy ha battuto il ragazzino. Ho ancora molto da imparare. Perfetto, meno male che l'hai capito, buon uomo. Allora, olè. Vediamo che Pokémon riusciamo a trovare in questa erbetta qua. Vediamo un po'. Attenzione. Ah. Soak. Oddio, l'ho crittato malissimo, che culo. Vabbè, non c'ho voglia di catturarlo, raga, perché in questa serie qua avere un team mi fotte poco. Lo volevo buttare giù solo per l'esperienza, grazie figliolo. Perfetto, possiamo proseguire evidentemente. Mi hai proprio, cioè, me l'hai messo nel culo, ma dolcemente, con la vasellina proprio. Ale, Youngster Sam vuole combattere. Fletching, ok, per un attimo ho letto F e ho detto minchia, questo manda Farfetch, è finita, raga, delirio. Poi non l'ha fatto per fortuna. Allora, Sincro contro Fletching, perfetto. Water Pulse, vediamo se riesco a buttarlo giù. Ma non penso, infatti, ha retto, perché prima quello con Soak era un critical, giustamente. Quick Attack, oddio, sapete che forse avrei dovuto fare ancora Water. Boh. Va bene. Raga, questa è la serie dei critical, cioè, veramente, tutorial come fare i critical, giocate a questo gioco, cioè, ne siete facilissimo. Allora, Ita, tra l'altro, il tutorial. Water Pulse, oddio, sapete che non so se questo Pidgey potrebbe... Axa pure, è allucinante, magari si colpisce anche da solo. No, vaffanculo, mi ha preso, mi sa che mi manda giù. No, oddio, vita... Cazzo mi vuol dire questa cosa? No, figlio di troia! Tua madre era marro, non ci credo, ma inculato. Non ci ho pensato, raga, al Quick Attack, avrei dovuto ragionare. Vabbè, a sto punto con Quick Attack di Tylof, in teoria dovresti morirci. Ok, perfetto, vado velocemente a curarmi, raga, perché se no altrimenti veramente Tylof è già un livello... Già è altissimo di livello, già è fortissimo, se poi mi sale più di Sincro ancora è finita. Allora andiamo a curarci velocemente con questo lag che contraddistingue questo gioco. Magari ragazzi fatemi sapere nei commenti, visto che stiamo per giungere al termine, che cosa ne pensate per l'appunto di questo gioco, senza considerare ovviamente lag e tutto, che fanno parte ovviamente del fatto che è una demo. Quindi non state lì a valutare magari le piccolezze, perché il gioco non è completo. Però se vi sembra che abbia del potenziale, se avete visto qualcosa di carino, se vi sembra copiato, non lo so, fatemi sapere nei commenti.
La grafica ovviamente è quella di nero 2 e di bianco 2, non ci possiamo far nulla. Però io sinceramente, per quello che ho visto finora, e probabilmente sarà anche quello che più o meno vedremo fino alla fine, mi sembra decisamente un gioco valido. Comunque eccoci di nuovo qua. Eccolo qua, Scraggy. Cosa? Scraggy, sei al sicuro come adesso? Non dovrai più tornare indietro col tuo allenatore. Sono io il tuo nuovo allenatore. Servirai il grande Norman, madonna, il padre di Landon addirittura. E adesso chi diavolo sei tu? Qualche allenatore che sta provando a prendere... Sei un allenatore che sta provando a riprendere il Pokémon indietro? Beh, mi dispiace, ma no. Ora ti affronterò con... E la madonna, Zubat, raga, questi qua c'hanno dei Pokémon allucinanti. E lo Scizor nello scorso episodio, questo c'ha Zubat. Magari adesso è pure a livello 20, non lo so. Roughneck, ok, zucca pelata, Norma, livello... Ok, livello 15. Ah, Zubat, non Zubat. Cioè, mi auguro più che altro, perché magari ho letto... Magari non ho visto due Pokémon, poi ho mandato a Zubat e ci rimango di merda. Però, ok, questo è Zubat, cioè, niente di pericoloso in teoria. Hurt Stamp non dovrebbe farmi troppo male. Ok, se tutto va secondo i piani dovrei vincere io. Ok, Hurt Stamp. Se non crita poi gli faccio Quick Attack, raga, e ho risolto. Olè, perfetto, vammi giù, ti prego, perfetto. Forse saliamo addirittura al 16, sapete? Non saprei, però potrebbe essere un'ottima cosa. In teoria quasi. Ok, no, perfetto, aveva solo Zubat, ci sta. Ma sei un semplice allenatore? Eppure, modestamente. Oh no, ok. Quindi ecco qui il piano. Lascerò che tu abbia questo Scraggy, ok? Ok, è perfetto, se la fugge tantissimo. Ragazzi, siamo a 6 minuti, perfetto. Ok, riportiamo Scraggy indietro all'allenatrice, perfetto. Qua di allenatori non ne abbiamo più, se non ho visto male, in teoria. Questa parte qua non è, cioè diciamo, questo percorso qua non sfocia in altri percorsi, potremmo dire. Eccola qua, buongiorno, salve. Eccoci qui, venga qui, venga qui. Oh, grazie, grazie. Ah, grazie per aver riportato indietro Scraggy. Vuoi venire nella scuola allenatori? Oh, mi sono prefissata di parte... Ah no, ho immaginato... Raga, oggi non ci sono con l'inglese. Ho immaginato che tu partecipassi alla Lega Pokémon. Quindi ho fatto una ho chiamato un mio amico della scuola allenatori. Seguimi qua dentro. Porcellona. Ok, eccoci qua, un saluto intanto a tutti quanti. Non so, raga, sto impazzendo, tipo... Oddio, questo qua è il capo palestra. Oh, uno è Comore, l'altro è May, Mr. May. Sorry to bug you, Mr. May, but this trainer had me... Oddio, questa cosa, sapete cosa mi ha ricordato questa situazione qua? Tipo, l'estate e la scuola. Mi ha ricordato Pokémon Inheritance. Raga, tipo, bellissimo quel gioco. Ok, il tuo nome è Creepy, vero? Creepy, voglio vedere che cosa... Ok, ti devo... Ok, devo andare... Ok, sul percorso 13, arrivo, amore! Forza, levati però, ti prego, non ti sopporto più, grazie. Ok, siamo a livello 70... Siamo a livello... No. Io vi giuro, ragazzi, che volevo dire che siamo al minuto 7. Non so, sono andato in confusione, raga. Un like uguale a una terapia intensiva per la morte. Un'eutanasia. A 200 like vlog in Svizzera. Già. Proseguiamo verso il percorso 13. Mi ero sbagliato, di qua si può passare. Eccoci qua, perfetto. Percorso 13, dobbiamo trovare quello che in teoria dovrebbe essere il capo palestra della città, di cui non ricordo assolutamente il nome, di Pokémon Nero 2 e Bianco 2. Il percorso 13 è un posto perfetto per le battaglie. Gli attori vengono qui tutto il giorno. Ok, perfetto, mi fa piacere. Oh, buongiorno. Creepy, sei qui ora, vieni qua giù. Questa roba. Ok, quello è Katz. Cioè, Tony, io lo chiamavo sempre Katz da piccolo. Creepy, quel ragazzo... Ah, giusto, è Nicholas. Mi ero dimenticato il nome. Non è Tony. Creepy, questo ragazzo qua è Nicholas, vero? È un tuo amico, no, se non sbaglio? Sì, sì, diciamo che è un mio amico, più o meno. Ecco, perfetto, non sono amico loro. Sto solo... sto solo accettando queste stupide cose perché... Will let me show, mi permetterà di mostrare a tutti quanto sono forte. No, non è vero, fai schifo, ma dettagli. In ogni caso, ok. To face me first and my gym in 2C. Ok, perfetto. Allora, vuole che io affronti sto tipo qua. E chi vincerà potrà affrontarlo per primo in palestra. Questa sarà una free for all battle. The winner gets to face me first in the gym. Cosa vuol dire una free for all battle? Scusatemi, eh. Cioè, ma nel senso che...
No, non capisco. Fatemi. È una battaglia normalissima, no? Venipad. Sì, è una battaglia normalissima. Raga, perché sti giri di parole per delle battaglie normalissime? Nel frattempo manda in campo Venipad. Vai, Synchro, è il tuo momento. Io credo in te. Water Pulse, se gli tolgo metà vita sarebbe un gran colpa. Synchro, ragazzi. Synchro. Fortissimo. Magari si colpisce anche da solo. No, ovviamente, non chiedo troppo, scusatemi. Intanto, bellissimo rollout con l'animazione di Frana, proprio raga, un bijou. Water Pulse, Venipede va giù, saliamo a livello 16 sicuramente, sicuramente anche non al 17, però dettagli. Ora manderà Zorua, suppongo, perfetto. E oddio, avrei potuto far, se l'avessi saputo avrei fatto salire Tylove almeno di un livello, perché questo Zorua qua potrebbe essere veramente pericoloso. Water Pulse, ok, però gli faccio... Fake Tears, dimmi che mi diminuisce solo l'attacco fisico. Dai. Aia, no, la Special Defense, davvero. Aia, Special Defense, se lui è di buio adesso con un colpo potenzia... No, vabbè. Cioè, raga, io non... Scusatemi se sono così forte. Chiedo perdono. Battuto Nicolas, non ancora. E invece sì, ragazzi. Oddio, no, si evolve al 16, mi sbagliavo. Figo. Beh, l'animazione dell'evoluzione è bellissima. Con la musichetta di prima gen, penso, ma la, cioè, remixato ovviamente, però. Gran roba, l'animazione dell'evoluzione è bellissima. Ok, abbiamo tutto, Frogadier, ragazzi. Prima evoluzione, penso anche ultima, sinceramente, della serie. Ole! Cosa? Come ho potuto perdere di nuovo? Nicolas, a volte la forza bruta non basta. Prendi questa esperienza e impara da essa. Se vieni nella mia palestra, in questo modo perderai sicuramente, te lo posso garantire. Penso di poter immaginare da dove vieni, ma I vote to be unique, to be like. Ho deciso. Vote, non so cosa voglio dire. Penso deciso. Quando sono andato via di casa, ho deciso di essere unico e diverso da quegli allenatori noiosi. Voglio far divertire le persone che mi guardano combattere, non farle addormentare. Ora Creepy, tornerò ad Apis Town, ci rincontreremo a Teu City e ti batterò di nuovo, ti batterò eventualmente, tipo, eventually penso che non voglia dire eventualmente, sinceramente, ma dettagli ampiamente trascurabili. Ora con te Creepy, ora per quanto riguarda te Creepy, sei stato fantastico, vedo del potenziale in entrambi voi, ma il tuo stile è molto più raffinato di quello di Nicolas. Ora ti aspetterò a Teu City. Non vedo l'ora di affrontarti. Ok, però Teu City, sinceramente, io non so dove sia. Quindi, cioè, giù di qua, suppongo, a sto punto. Quindi direi di andare per la fine di questo episodio verso Teu City. Tipo, qua, tra l'altro, io non so dove stia andando, ma questi sono dettagli. Skiddo, tua madre nella Chicco. Allora, via, ti prego. Allora, Sincro. Adesso che sei voluto, raga, concentriamoci un attimino su Tylove, che magari riusciamo a evolvere anche lui, chissà. Tra l'altro sarebbe figo avere un repellente. Oddio, potrei anche averli comprati, sapete? Magari in un attimo di follia pura li ho presi, vediamo. Attenzione. Oddio, li ho presi veramente. Madonna, sto male. Ok, perfetto, proseguiamo. Non so dove io stia andando né se sia la direzione giusta. Ora so che non è la direzione giusta. Andiamo dall'altra parte e dobbiamo andare verso Tau City, quindi. Ah, ci siamo già a Tau City, lol. Potevo anche risparmiarmi il repellente a sto punto. Ok, siamo nella palestra, nella città della seconda palestra. E visto che abbiamo ancora un pochino di tempo, direi di esplorare la città. Poi nel prossimo episodio, se si potrà fare, affronteremo per l'appunto la palestra di quel capopalestra, che se non sbaglio si chiama Mei, non vorrei dire una stronzata. Ok, perfetto, questa dovrebbe essere la sua palestra. Ah, ecco, Grecalopoli si chiamava la sua città normale. Oh, c'è anche la cosa dei repellenti, che bello. Allora, qua strumenti nascosti, no, questa è palesemente la palestra, non so neanche controllare. Qua abbiamo un fattenatore, Ray Super... Ah, Ray si chiama, non Mei. Ray Super Strongest, Clown... Oh, cazzo, c'è un Clouncher, porca troia. Sesta gen confirmed, eppure bestemmie confirmed. Belle ste casette hawaiane. Allora, confirmed. Olè, vediamo un po' cosa ci dice questo. My name's Boodoo, I like electric Pokémon, here take this. Out of nowhere! Ok, Tinamo, lo chiamo Randall. Cheat. Vediamo chi la coglie, raga. Randall, tra l'altro non è la prima volta che la faccio sta cheat. Bubu is out of Pokémon now. Ok, questo qua mi sembra tipo un... vabbè. Ma minchia, livello 15. Ok, raga, boh, lo metto in squadra così, out of nowhere. Nel prossimo video lo troverete pure in sidebar. A sto punto è inutile metterlo, però nel prossimo vedrete un bellissimo Tinamo in sidebar, perché a sto punto... E la Madonna, e poi...
Sta città da dove viene? Fermi tutti, questa nave. I can take you to Island off the coast of... Ok, perfetto. Ah, ok, perfetto. Non ci può portare oltre. Scusa, palese, per dirci che la demo è finita. Quanta gentaglia. Where the hell are my damn chairs? Dove diavolo sono le mie sedie, effettivamente? Dove sono? E cos'è, canzoie? Oddio, come se li avessero tipo ipnotizzati. Che è sta roba? Hey, Paul, this is the two city hall folks home. Ok, perfetto, questa è la casa dei folks, dei vecchi folks. Questo è il 34esimo posto più felice della terra. Dopo quella fattoria... Non sto capendo, ma fa niente. Ok, perfetto, quello lì è mio cugino e odia suo cugino. Ok, perfetto. Charmander, non mi parli? Muori. Mi sono beccato tanti di quegli haters con questo muori degli haters amanti di Charmander. Io voglio bene a Charmander, più o meno. Allora, I love the beach, is the perfect spot to train. È il luogo migliore per allenarsi, la spiaggia. Perfetto, ma anche una beach in realtà è uno dei un bel modo per allenarsi. Ok, perfetto, la città abbiamo finito di esplorarla. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati. E premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.